Ciao, oggi facciamo un video per capire come installare uno degli accessori più utilizzati dal camperista, ovvero il pannello fotovoltaico. La prima cosa da fare è capire gli ingombri che abbiamo sul tetto. Infatti tanti mi dicono, io voglio un pannello da 150, 160, 200 watt. Un momento, bisogna capire se abbiamo lo spazio per questo. Ora prendiamo ad esempio un Autostar i721 che è in allestimento. La prima cosa che dobbiamo capire è dove possiamo massimizzare la dimensione del pannello in relazione alla posizione in cui lo andiamo a installare. Posti molto intelligenti dove installare il fotovoltaico è la parte laterale del veicolo. Perché questo? Perché nel momento in cui io andassi a installare un pannello in questa zona qui, cosa succede? Che se un domani decido che voglio installare l'aria condizionata, potrei avere delle problematiche. Infatti l'aria condizionata si installa sulle blò 40x40, quindi in questo caso si potrebbe installare qui, ma sarebbe molto sbilanciata sulla parte posteriore del veicolo, quindi otterrei una zona molto fredda nella camera e una zona molto calda nella parte frontale. Questo, quindi ve lo dico per esperienza, in questo veicolo qua l'aria condizionata viene installata qui. Se anche sul momento a me non interessa, devo comunque considerare che un domani le nostre esigenze cambiano. Rimangono quindi quattro posti, che sono questo, ovviamente da entrambi i lati, e dalla parte posteriore. Abbiamo due considerazioni da fare. Nel momento in cui io vado a installarlo nella parte della frontale, devo trovare un pannello molto stretto e molto lungo, e soprattutto nella parte frontale, così soprattutto nel motorhome, diventa un pannello molto rumoroso, perché parliamo di installare un pannello di quelli classici, quindi con un rendimento maggiore. La scelta quindi migliore, in realtà, e più semplice, è andare a installare i pannelli in questa parte qui posteriore. Se ci procuriamo un metro, vediamo che lo spazio massimo utilizzabile è di 79 centimetri per una lunghezza di oltre 2 metri e 10. I pannelli che abbiamo scelto sono dei pannelli di marca Moscatelli, di dimensione molto generosa. Sono arrivati con questa protezione, quindi siamo più che tranquilli che siano in ordine. Vi consiglio comunque di verificare sempre, perché ovviamente essendo vetro si possono anche rompere. Allora, abbiamo aperto adesso il nostro pannello e vediamo innanzitutto che ha già il suo cablaggio. È un cablaggio abbastanza lungo, con un cavo che ai più potrà sembrare in realtà molto piccolo per un pannello così tanto grande. Diamo un attimino le specifiche di questo pannello. Abbiamo un'etichetta qui che mi dice che è un pannello da 240 watt di massima potenza ed è un pannello che eroga 11,9 A a 20 volt di tensione. Questo significa che su questi cavi non passerà mai più di 12 ampere. Un'altra cosa che viene fornita è il passacavo. Il passacavo è fondamentale perché è quello che si occupa di evitare l'entrata d'acqua all'interno del nostro veicolo. Il pannello viene fornito già con le sue staffe montate. Le staffe sono questi terminali 1 e 2, che è dove devo andare a incollare, a applicare il materiale per incollare il pannello. Dopodiché ho due terminali da mettere in fondo alle staffe, danno sia la versione grigia che la versione grigio scuro, sia la versione verde. Ovviamente se vi piace un po' più l'estro, installate il verde. Ovviamente si nota come è un pannello di tecnologia moderna, con la cella nera,
Questo cosa significa? Che è un pannello che potenzialmente ha un rendimento un po' superiore al classico monocristallino a cui siamo abituati. La preparazione delle superfici da incollare è forse la parte più importante di tutto l'installazione. L'importante è pulire la superficie anche con uno sgrassatore commerciale che possiamo anche avere tranquillamente in casa, ma l'importante è dopodiché utilizzare gli attivatori che vengono forniti dai produttori dei sigillanti, perché sono quelli che si occupano a far lavorare correttamente il sigillante. Il consiglio è di non comprare qualcosa di specifico a livello di Sikaflex, ad esempio si chiama 221, perché i poliuretanici, che sono un altro sistema di sigillanti, hanno tutta una necessità di schede di sicurezza per lavorare. Mentre quando mi usate un polivalente come il 521 UV, abbiamo un tipo di prodotto che va sia a incollare il pannello sia a sigillare il passacavo. Sicuramente non sono economici come prodotti, ma sono quelli che vanno utilizzati. Adesso puliamo la superficie che abbiamo deciso di utilizzare, quindi da qua in giù, dopodiché daremo l'attivatore. Un'ultima cosa importante, l'attivatore va dato su entrambe le superfici, quindi sia sul tetto che sul pannello. È questa la posizione che abbiamo deciso dove installare i pannelli, e questo è proprio il modo di massimizzare lo spazio utile. Adesso procediamo a segnare col pennarello esattamente dove andranno le staffe per dare l'attivatore sia sul tetto che sul pannello. Per incollare semplicemente abbiamo pulito, basta fare due strisce. Se stiamo più nella parte interna non c'è il rischio che il sigillante, oltretutto essendo bianco e il fotovoltaico nero, le staffe nere, rischiamo che sia semplicemente brutto esteticamente, ma non la funzionalità la ha comunque. Mi raccomando, il cavo deve essere posizionato più vicino possibile a dove poi dobbiamo andare. Controlliamo che sia dritto. Ok, e premiamo forte sulle staffe. Mi raccomando, per nessun motivo in mezzo al vetro, perché vedete anche già come flette. A questo punto il sigillante fa quello che si chiama effetto ventosa e quindi va a prendersi la sua posizione. Mi raccomando, prima di muovere il veicolo eccetera, ricordiamoci che il sigillante richiede almeno 24 ore di asciugatura. Dopo che abbiamo incollato i pannelli, dobbiamo capire dove far scendere il cavo. In questo caso noi per esperienza sappiamo di poter scendere in quella zona che è sopra il frigorifero. In più, in questo veicolo in particolare stiamo facendo un allestimento con la modifica al frigorifero, quindi in questo caso addirittura lo abbiamo tolto e lavoriamo ancora meglio. E le posizioni ottimali sono dentro gli armadi, ma soprattutto in zone che siano accessibili anche un domani, per poter verificare che non ci sia una qualche infiltrazione dal passacavo. È inutile che vi mostro esattamente dove passare in questo veicolo, ma la regola generale è passare sicuramente facendo meno strada possibile. Dopo aver passato, dopo essere entrati dentro il veicolo col suo passacavo, siamo arrivati a questo oggetto qui, che in questo caso abbiamo deciso di installare insieme al nostro cliente, che è il DCDC della Moscatelli, che ha anche compreso al suo interno l'MPPT. Ora, cosa vogliono dire tutte queste sigle? Il pannello fotovoltaico crea una corrente dall'energia luminosa. Quindi cosa succede? Questa corrente viene trasportata a quello che si chiama regolatore solare, che si occupa di trasformare i 16-18 volt prodotti dal pannello in
13, 13 e mezzo, che sono la tensione per ricaricare le nostre batterie. Questo oggetto è una scatolina che va posizionata più vicino possibile alle batterie. Infatti, quando noi abbiamo una tensione elevata, quindi in uscita dal pannello noi abbiamo 18 volt e magari 10 ampere, andiamo ad avere una caduta di tensione lungo il cavo. Se noi installiamo il regolatore solare, che so, in un armadio per vederlo comodamente, eccetera, e poi facciamo 4-5 metri per arrivare alla batteria, cosa otteniamo? Che quando abbiamo trasformato a 13 volt e mezzo dal regolatore solare, in batteria in realtà arriviamo molto più bassi. Infatti sarà molto facile riscontrare una tensione in arrivo in batteria di 12V8, 12V9. Questo cosa comporta? Comporta che il pannello sarà molto poco efficiente e non avremo una ricarica completa della batteria. I cavi di collegamento tra il regolatore solare e la batteria devono essere corti e molto grandi. E in questo caso abbiamo scelto di utilizzare un DC-DC Moscatelli che comprende il regolatore solare MPPT. L'MPPT invece si intende un sistema di regolatore solare per massimizzare il punto di massima potenza. Abbiamo creato questo vano perché prima era occupato dal DC-DC originale e dallo staccabatterie che erano posizionati lì in basso. Certamente il DC-DC richiede uno smaltimento di calore quanto più efficiente possibile. Abbiamo quindi deciso di metterlo sì in posizione orizzontale, ma allontanarlo da tutti gli altri organi e soprattutto dargli una ventilazione. Sia il pannello solare che il regolatore del DC-DC hanno i suoi fusibili dedicati. Concludiamo quindi facendo un piccolo riassunto su quelle che sono le norme più importanti nell'installazione del pannello. Posizionare il pannello in maniera adeguata anche per un futuro di successive installazioni sul tetto di eventuali aree condizionate, antenne, eccetera. Fare un passaggio con un passacavo giusto, specifico per campre, in modo che venga sigillato correttamente per evitare entrata d'acqua. Posizionare il regolatore solare più vicino possibile alla batteria. Installare i fusibili sia in entrata al regolatore solare sia il fusibile in uscita dal regolatore solare alla batteria. Detto questo, spero di esservi d'aiuto. Vi aspettiamo, seguiteci sul nostro canale. Ciao!